Buongiorno e benvenuti nel mio canale. A Shampoo, come qualche anno fa, ha ricominciato a offrire gratuitamente dei software di alto livello. Come vedete c'è Win Optimizer, Barney Studio per masterizzare, Photo Optimizer, Backup, Music Studio, PDF Free, Audio Recorder Free, Uninstaller Free, Zip Free. Oggi vedremo Barney Studio, come installarlo gratuitamente e eventualmente come utilizzarlo. Si va su Ottienilo subito gratis. A questo punto si va su Scaricare gratis, naturalmente, e viene scaricato un file, come vedete, di 84 MB. Ovviamente ci si clicca sopra per passare all'installazione. Probabilmente bisognerà creare un account a Shampoo, io ce l'ho già, adesso vediamo, ci clicco sopra. Qui questa è la prima schermata, si va su accetto e procedo. Qui si sceglie la cartella, si può lasciare questa oppure si può cambiare, si può scegliere un'altra cartella. Lasciamo questa, si va su avanti. L'installazione è terminata. Qui bisognerebbe riavviare il sistema, io lo riavvio più tardi, vado su fine, qui si apre una pagina e qui c'è Shampoo Deals, che chiaramente in questo momento non ci interessa perché è una pubblicità, quindi ci clicca sopra sul gesto del mouse e si va sul cestino per eliminarlo, poi si va su Start e si va su A. Shampoo Barney Studio 2022, questo si apre, eccolo qua, quindi è proprio di quest'anno, quindi un software recente. Ecco, questo è Barney Studio e adesso passiamo a vedere come masterizzare per esempio un CD o audio o un CD MP3. Prima di procedere bisogna inserire un indirizzo email per creare appunto un account, come appunto vi avevo anticipato. Ora si inserisce la password e si va su attiva. Per attivare il programma bisogna utilizzare il link contenuto nell'email che è stata inviata all'indirizzo che abbiamo inserito. Questa è appunto l'email, si va clic. Il tuo account è stato attivato con successo, quindi adesso, come vedete, attivazione riuscita, si può iniziare a creare CD e DVD, a masterizzare CD e DVD. Ovviamente dovrò inserire un masterizzatore CD e DVD perché in questo momento non ce l'ho. Per facilitare l'ottenimento della licenza gratuita, volete andare su A Shampoo Licenze qua. E chiaramente accedere per poi andare su licenze e quindi visualizzare le chiavi di licenza che sono collegate al vostro account. Ovviamente si può fare anche direttamente come abbiamo già visto. Vediamo in dettaglio come si masterizza per esempio un CD audio, un CD MP3 o come si formatta anche. Quindi apriamo A Shampoo Barney Studio 22. Che come avete visto è gratuito. Ho collegato il masterizzatore, qui c'è la pubblicità, ma questo qui è una cosa anche piuttosto, si va su no grazie e quindi si chiude. Si può masterizzare dati oppure masterizzare audio e musica. Come vedete c'è un sacco di cose, video, immagini, disco, cioè un file ISO. Può fare anche un backup, sono le funzioni avanzate per creare una copia di un disco esistente. Poi magari lo vedremo, qui ci sono invece le pubblicità. Vediamo, tanto per fare un esempio, come creare un CD audio. Ci clicco sopra. A questo punto io vado sul più qui per selezionare gli audio. Magari ne seleziono qualcuno. Ecco fatto, lì vado su aggiungi. Sono stati aggiunti questi audio. Come vedete, si arriva a pochi minuti, ne ho aggiunti soltanto pochi. Vado su avanti e adesso devo mettere un CD
nel masterizzatore, l'ho inserito. Qui si può impostare la velocità, 10, numero di copie 1 naturalmente, e si va su scrivi CD per appunto creare il CD audio. Si va su sì. Ho messo un CD riscrivibile e adesso mi sta cancellando i dati che erano già presenti prima di iniziare la masterizzazione. Ecco, sta analizzando scrittura in modalità 10. E comincia l'avanzamento della scrittura. Non dovrebbe essere troppo lungo perché ho messo soltanto 4-5 brani. In ogni caso velocizzerò il processo. Sta per terminare la sessione di scrittura. Nel momento in cui terminerà, verrà espulso il disco. Ecco. Io adesso posso andare su OK. Se io adesso inserisco il disco, se vado su Esplora File, si visualizzerà nel masterizzatore, in questo PC, ecco qua. Se io ci faccio sopra un doppio clic, potrò riprodurre quello che c'è nel CD audio. Posso anche aprire la cartella, come vedete ci sono tutte le tracce, formato CD audio, sono 3. 6, 7, 8 tracce, io potrei anche riprodurre una singola traccia, volendo, ma non occorre. Sempre con Ashampoo io posso anche formattare il disco che ho appena masterizzato. Vado al menu principale e posso magari andare su funzioni avanzate, cancella disco riscrivibile e quindi io adesso cancellerò il disco che ho appena masterizzato. Come vedete, lo cancello, cancella CD. Ovviamente mi dice che non potrà poi essere recuperato. Vado su sì. Ecco fatto. La cancellazione è stata completata. Posso uscire. E abbiamo visto come installare Barney, Ashampoo Barney Studio 2022 in maniera gratuita. Che può servire non solo per masterizzare CD, ma anche per masterizzare DVD, per cancellare CD e DVD, anche per altre cose. E questo è tutto. La prossima volta vedremo altri programmi gratuiti offerti sempre da Ashampoo.